Buongiorno e benvenuti in questo nuovo giorno. Allora, come potete vedere, cioè non so se lo vedete, però ho un occhio rosso. Anche questo qua mi prude tanto perché sono allergica io e stanno arrivando. Poi, oltretutto, sono allergica ai soffioni e qua sotto ne crescono un sacco. Sono fortunatissima. Ho lavato i capelli, adesso vado a fare un po' di pulizia, un po' di riordino. Infatti, la nostra routine, mettendoci in carico i compiti, è cambiata. Cioè, al mattino, mentre loro hanno le varie video lezioni, io faccio i lavori. Al pomeriggio facciamo i compiti e magari mentre loro fanno i compiti, se non sono troppo, diciamo, difficili che li devo seguire proprio passo passo, preparo delle cose, torte, pane, eccetera, eccetera. Quindi adesso, come vedete da qui, Giorgio ci ha fatto trovare una bellissima sorpresa questa mattina. Delle brioche. Sì, di Oggi, pasta sfoglia, le ha fatte ieri sera, ripiene di Nutella, io non lo sapevo che le aveva fatte. E quindi è stato molto bello stamattina svegliarsi così. Poi ieri ho messo a posto prima di andare a letto, adesso vi faccio vedere. E anche quello è stato molto bello stamattina trovarlo così, non mi ricordavo più, ma ogni tanto quando metto in ordine mi ricordo quando seguivo Fly Lady, che praticamente è vero, al mattino quando ti svegli, se hai tutto in ordine in cucina, inizi la giornata diversamente. Comunque, adesso mi asciugo i capelli, vi faccio vedere che ieri ho messo in ordine, a parte due o tre cose che devo sistemare di nuovo il mobile dei contenitori, ma quelli lì sono dettagli, e poi iniziamo a fare i lavori e vi faccio vedere quello che faccio. Queste cose qui sono da mettere a posto, che sono pulite, appunto, devo. E quelle lì invece sono le cose della colazione. E basta. Ciao Guido! Ciao Guidino, cosa Come hai faccio ad andare fatto? lì? Cosa fai lì? Come avete visto, abbiamo fatto
i lavori, abbiamo finito di sopra. Pia ha voluto il latte, ha mangiato, adesso sta dormendo in braccio a Giorgia, cioè addosso a Giorgia praticamente. Comunque adesso sta dormendo, Manuel e gli altri bambini stanno guardando, Gabriele, Sabrina, Giana, stanno guardando i Simpson su Disney. E io sto preparando il pranzo, faccio un po' di pasta con un sugo di olive e tonno. Ok, ho cambiato inquadratura. E adesso prendo il coperchio da mettere qua sopra. E intanto vi parlo un po'. Oggi sarà una giornata prettamente di pulizie. Vabbè, e di compiti anche. Però è come abbiamo passato la giornata, diciamo, oggi. Quindi per il momento ho fatto quelle cose che avete visto, adesso metto su il sugo e poi andiamo avanti, perché mica si può, mica si smette, mica si smette. Okay. Ho preso già anche le pesche, allora le vedete, aspettate, le pesche sciroppate da mangiare come frutta, diciamo, dopo pranzo. Adesso senza ustionarmi vado a mettere il tonno dentro. Ok, oggi devo anche preparare, volevo preparare un pane di semola che ho visto la ricetta sul canale Tortin Su, quindi sicuramente lo prepariamo, cioè io lo preparo, ma lo preparerò insieme a voi sicuro. Ok, benissimo, il tonno è messo. Di cipolla in grano, dove lo dividere, butto. Qui oggi è una giornata brutta, pioveva prima e adesso che ho smesso i bambini sono andati, prima di mettersi a guardare il cartone, a buttare la spazzatura, e meno male che gli ho fatto portare via anche l'umido, perché è venuto lo spazzino a ritirare appunto l'umido, quindi così almeno lo leviamo dalle scatole. Intanto che aspetto che il tonno si insaporisca un po', io vado a dividere e a sistemare le cose che stamattina ho trovato sotto la lavastoviglie e l'asciugatrice. Ci sono 152 matite. Le mie penne, quelle lì che faccio usare ai bambini. Poi qua ci sono le forbici mangiate dal cane. Queste qui sono da lavare, queste anche, queste da mettere là. Veramente tantissime, tantissime matite, penne, la mia gomma, questa è la mia. Okay. Le vado a portare di là nelle loro... Ah, c'è anche questa bellissima penna, era unicorno e non è più l'unicorno. Vado a portare queste cose di là, le vado a mettere a posto e torno. Ok, adesso questi qui sono quelli del vaccino di Oggi, di quando l'abbiamo preso, del primo vaccino che gli hanno fatto loro, di quando l'abbiamo preso.
Poi questa qui è una cosa che ha trovato Maurizio, che serve per trovare le chiavi se le perdi. Poi c'è il braccialetto del The Bad Dream, a cui ha partecipato Giorgia. Poi queste qui sono apposta per Sabrina, per le sue unghie. Poi qui c'è un braccialetto elastico che a me non serve a niente. Qui c'è un tappetino che avevamo trovato da qualche parte, tipo dentro un uovo di Pasqua. Qui c'è un giocattolino, questo qui è di Giada, della sua Barbie. Vedi che qua ce n'è ancora, qui non trova le cose. Questo qui è di Maurizio perché lui soffre d'asma. Ecco, mi ha rubato un... Qui c'è il coso di papà. Poi c'è un caricatore, adesso lo pulisco, una tempera finita la buttiamo e basta, abbiamo sistemato tutto. Ecco, mi ha levato la polvere, adesso lo metto in un cassetto e inizio a tagliare, mi lavo le mani e inizio a tagliare le olive per il sugo. Allora, sono le olive giganti che ho preso all'Eurospin. Sono molto buone. Infatti le taglierò in tre e non solo in due, visto che sono molto più grandi. Gabriele stamattina ha fatto la video lezione e domani inizierà anche Sabrina. Poi le maestre stanno azionando degli orari per fare tipo, ma non proprio dopo scuola, però comunque per aiutarli se c'è qualche bambino che ha difficoltà, che magari non ha capito bene una cosa che gli hanno spiegato, perché comunque se già è difficile a scuola, così magari è ancora più difficile. Poi comunque Sabrina è dislessica e quindi bisogna starle comunque dietro tanto, ed è anche disortografica come anche Manuel. E Gabriele ancora non abbiamo nessuna certificazione, ma qualche cosina secondo me, cioè, senza, non è niente di grave, voglio dire, cioè, però secondo me, per esempio, io vedo scrive molto male, molto, cioè è difficile capirlo, certe volte non capisce neanche lui, quindi magari avrà un po' di disgrafia, però, cioè, vabbè, sono tutte cose che non sono, nel senso, in confronto alla celiachia, che quando l'abbiamo scoperta è stato veramente un colpo tosto. Queste cose qui, a parte il fatto che diciamo per Sabrina no, cioè me ne sono accorta io, ma le maestre mi hanno dato la conferma. Per Manuel me ne sono accorta io e per Gabriele appunto sono sempre diciamo cose che vedo io. E poi comunque portandoli a fare c'è un centro ad Acqui che si chiama Boeing, che appunto serve per diagnosticare questi disturbi dell'apprendimento, e ho già portato appunto sia Manuel che Sabrina. Adesso appena poi riaprirà devo assolutamente portarci Gabriele. Ovviamente non è gratis, ha un costo di 150 euro all'incirca, e potrei andare sì con l'ASL, ma i tempi sono veramente lunghi e preferisco lasciare il posto a chi magari proprio, proprio, proprio non ha nessuna possibilità diversa. E quindi vediamo un po' appena si riaprirà che potrò portarlo.
io direi che magari ne taglio ancora due o tre e poi basta. Devo mettere il sale nell'acqua. Ma prima devo andare a fare le cose che ho da finire in bagno. Ok. E poi devo mettere ancora un sugo, cioè la salsa qui. Brucia. Bruciava, vento. C'è il coperchio. Abbasso un pochettino il fuoco, appiccare tutto. Ok. Apriamo un pochettino il coperchio così rallenta. Mi asciugo, bevo, che non ho ancora bevuto stamattina, non ho neanche fatto colazione veramente. Anzi no, sì, ho mangiato, vabbè, due brioscine, perché poi ne ho mangiata un'altra di quelle lì che ha preparato Giorgia, e basta però. Ci andava proprio, sì. Ok, con i miei bellissimi gomiti, guardate come sono magri questi gomiti. Quindi adesso andiamo a finire di fare i lavori. Ok, siete sopra all'asciugatrice che ha finito. Tutta la devo tirare fuori. Allora, eccomi, allora in questa macinella qui vado a mettere la roba che è asciugata. E adesso vanno a prendere, vado a chiudere l'asciugatrice, vanno a prendere la roba dalla lavatrice e ce la metto dentro. Fatto. E niente, adesso vado a fare un'altra lavatrice, non so ancora, penso bianca. E sì, penso bianca e niente, ci vediamo quindi tra poco. Allora, vado ad usare l'anticalcare, questo qui che ho preso all'Eurospin. Poi questo cucchiaio mi serve per prendere invece l'anticalcare che Maurizio ha preso al Conan. Anzi no, andrò a usare quello, così lo finisco. Poi vado a usare una di queste capsule della Dixan e il disinfettante e basta. Quindi adesso vado a mettere i detersivi alla roba in lavatrice. Sono gli adesivi, questi li avevo comprati su AliExpress, mi sembra, per le unghie, ma sono bellissimi, mi piacerebbe metterli, ma io non sono capace, quindi probabilmente se riesco a trovare un buon centro estetico dove andare a fare le unghie, volevo portarmene dietro e mi faccio meglio. Li ho comprati, io non sono capace a metterli e poi avete visto, non è che viene un buonissimo risultato. Comunque vorrei rifare di nuovo anche i pollici con quel gel nuovo, magari lo facciamo assieme, non credo oggi perché oggi devo fare le pulizie, i compiti, però magari lo facciamo assieme, così vi faccio vedere, vediamo un po' come vengono. Allora, mettiamo questo su 60. Facciamo partire, tanto deve prima mettere l'acqua, prendere l'acqua prima là.
ci avevi messo il sale. No, è l'anticalcare. Ah, mamma, mamma, mamma. Come il Dio mi fa prendere il sale? Dai, prendila. Devi metterlo lì, puoi rovesciarlo già. La tua testa sto vedendo. Sei già rovesciato? Sì. Stai più in dentro però, che... Giù. Ti devi tenere una però, eh? Ok, vai. Mettiti sempre più interna, dentro la fan, ok? Aspetta. Ok, adesso chiudi. Bene, ok. Facciamo andare anche questa ora. Schiaccia. Questo? Sì. Non hai schiacciato? Adesso diamo questi a Giana per... ce n'è andata. Eccomi. Poi metterla in frigo. E adesso vanno a mettere il sugo nel tonno con le olive. Sono andata a mettere questa polpa delle Worspin dentro il sugo, dentro il tonno e olive. Solo che siccome è troppo grossa, a me piace fine, infatti la mia preferita è quella della Mutti, che c'è anche all'Eurospin, quella finissima, però la lattina è così e io cosa me ne faccio? Vanno bene, cioè andavano bene quando io ero da sola, che loro erano a scuola, ma adesso non me ne faccio niente, quindi uso queste qua, oppure la passata di pomodoro, o altrimenti anche quel sugo di verdure è veramente molto buono. E... quindi adesso faccio così, così cuoce un po', ci metto sopra un coperchio, ci metto anche un po' di sale magari che non ne ho messa. Ok. Vedi? Il sugo. Ma lo sai che sulla sala di Instagram tutti mi dicono che sono belli. Certo che sei bello. Anche Petra, ti ricordi che l'ho fatto? Sì. Oh, Petra, come stai? Mi ha scritto che sono diventata bella, che so parlare bene. Come sta Petra? Sì. Un po' di sale è perfetto. Allora, adesso mettiamo il coperchio. Metto il sale nell'acqua e poi preparo il taglio. Eccomi. Metto io il coperchio, qua brucia, ma ho levato la presina, prendo uno scottex. Adesso metto questo sale. Adesso vado a preparare quel pane che vi dicevo di Senna. Cioè dovrò farmi prestare un attimo il telefono per andare a vedere la ricetta.
perché l'ho vista su YouTube sul canale che vi dicevo anche stamattina, appunto, Tortinson. E quindi devo andarla a vedere perché non me la ricordo, perché non me la sono ancora scritta. Se poi viene bene, mi piace. Allora, inserisco e vado a vedere la ricetta, prendo gli ingredienti e quindi ci vediamo tra poco. Allora, per prima cosa ci serviranno, in realtà ci andrebbero 500 g di farina di semola e 100 di farina 00, ma pensavo di averne di più, invece ne ho questa qui e ne ho solamente 150 g, quindi metterò 150 g di semola e 450 di farina 00, poi 12 g di lievito, 400 ml di acqua tiepida, un cucchiaino di zucchero e un cucchiaino di sale. Due cucchiaini di sale. Allora, per prima cosa bisogna mettere un cucchiaino di zucchero. Insieme al lievito. Così. Poi bisogna metterci un goccino di acqua per farlo sciogliere e preparare così il lievitino. Ok, quando è bello sciolto lo mettiamo da parte e mettiamo nel cestello della planetaria le due farine. Quindi io vado a versare la farina 00. Non è stato saggio metterla già qui. Ok. E poi quella di semola. Così intanto anche la finta. Tieni la mattina nella carta per piacere. Adesso prendo un cucchiaio e gli do una leggera mescolata. Adesso andiamo a mettere il lievitino. Poi iniziamo a mettere un goccino d'acqua, così, tiriamo giù l'acqua. Ok, vabbè, comunque in pratica fate partire la planetaria. E piano piano versate l'acqua, se non avete la planetaria potete anche farlo a mano, che va bene lo stesso. Quando avrà formato, diciamo, la palla, allora possiamo mettere il sale, due cucchiaini. Ok, e la facciamo riandare. Quando è ben incordato bisogna prenderlo, rovesciarlo su un piano infarinato e lasciarlo riposare per mezz'ora.
Siccome ho perso la clip, ve lo dico così con un audio. Dopo questa prima lievitazione di mezz'ora, dovete prendere l'impasto, fare le quattro pieghe che vedrete nella prossima clip e metterlo nel contenitore, in un contenitore con un po' di farina sotto e farlo lievitare per una mezz'ora. In tutto bisogna fare le pieghe tre volte. Allora, è passata di nuovo mezz'ora, adesso andiamo a fare di nuovo le pieghe, come diceva lei. Quindi lo tiriamo così e ancora così e basta. E lo andiamo a rimettere dentro il contenitore per un'altra mezz'ora. E naturalmente coperto con qualcosa, io lo copro con questo. Ci vediamo tra mezz'ora. Allora, arrivati alla terza volta, praticamente si rifanno di nuovo le pieghe. Potete abbassare un po', bambine bellissime. Si schiaccia un po' così e si rifanno di nuovo le pieghe. Non mi ricordo più da che parte l'ho fatta. Sono messa bene. Guarda. E a questo punto si mette non più a lievitare nella ciotola, ma direttamente sopra la placca nel forno. Ma mi sembra che il mio sia un po' piccolino. E poi si fa un'incisione così. Una specie di sorriso e poi si spolvera anche un pochettino sopra con la panna e lo copriamo e lo mettiamo in forno. Vi lascio scritto in sovrappressione per quanto, perché non me lo ricordo. Allora, trascorsa, io ho fatto passare un'ora in realtà. Comunque, quando è ben lievitato così, adesso accendo il forno, lo ricopro finché non è ora di infornarlo. E accendiamo il forno a 200 gradi e lo facciamo scaldare. Ci vediamo tra poco quando è caldo. Adesso lo facciamo cuocere per 20-25 minuti. Allora, il pane è pronto. Adesso lo tiro fuori. Sabrina, non gridare. E lo metto a raffreddare qui sopra io. È l'affare del microonde. Io devo dire che sono molto soddisfatta. Non credo mi sia mai venuto un pane così. È altissimo. Purissimo. Mi sa che si è rimasta attaccata. No. Ok. Oh mio Dio. Ecco. Ecco fatto. Lei nella ricetta metteva anche il pentolino con l'acqua, ma io me lo sono dimenticato, infatti è venuto, cioè lei lo toccava così, era morbido, il mio invece è croccantissimo. Comunque aspettiamo che si raffredda e poi quando lo taglio vi faccio vedere com'è venuto. Allora,
Per cena ho tirato fuori queste fettine di coppa e poi insieme ci mettiamo questi spinacini in cui metterò un po' di sale e un po' di cipolla in granuli, mentre qui in questi funghi metterò un pochino d'aglio in granuli e ci aggiungerò anche, penso, dei piselli. Tanto i bambini non piacciono, quindi ce li posso infilare dentro benissimo. Adesso, intanto che aspetto, vado a pulire là sopra, che è tutto in disordine, scombinato e così almeno vedo che cosa c'è perché non mi ricordo mica più. Il pane si è raffreddato, vi faccio vedere, guardate com'è morbidissimo. Adesso lo taglio così guardiamo l'alveolatura. Quello del pane Sì, che Bake Off Italia. è... Ecco, sì, ecco, Bake Off Italia. Quando è nato il panettiere che diceva che bisognava guardare l'alveolatura. Aspettate. Guardate, adesso poi uso un altro telefono che si vede meglio, ma è venuto veramente bellissimo, morbidissimo. Wow, ricetta super approvata. Adesso noi ci mettiamo a mangiare. Vi faccio vedere cosa ho sperimentato. Ok, con questo telefono riesco a farvelo vedere bene. Guardate, veramente stupendo, veramente perfetto. Adesso vi faccio vedere cosa ho fatto là nelle padelle. Ho messo la carne, qui ho messo quattro fettine insieme ai piselli e ai funghi. Adesso le devo andare a... Anche queste le devo girare, quattro le ho messe insieme agli spinaci. E boh, qua invece c'è l'acqua per fare la pastina Pia stasera con il pesce. Metto platessa. E boh. Dimenticata di assaggiarlo insieme a voi. Vuoi assaggiarlo anche tu, Manuel? Sì, Te. anch'io. Dove sei? Sono qua. Vieni Dietro di qua, te. vieni. Vieni più vicino a tua madre. Te. Ma dove è il tuo figlio che ti muore? Buona. Buono. Il sale è sempre il punto dolente del mio pane. Molto buono. Però. Ma pure già ho messo. Ne ho Però messi due cucchiaini. la crosta è molto Dante, croccante. però il dente è molto morbido. Sì. Allora, adesso, come dicevo, noi ci mettiamo a mangiare. Quindi io vi saluto. Spero di avervi tenuto compagnia. Ho pulito là il mobiletto in alto che vi ho fatto vedere. La roba è tutta quanta da Farò lavare. vedere. Poi che vado a rimettere a posto e vi faccio vedere anche quello che vado a metterci. Ora vado, ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!